Per come la vedo io, qui finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scommettiamo? Cosa mi sono perso stavolta? Illuminami. La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. Credi che Judy stia mentendo? Perché? Una cosetta chiamata intuito, V. Mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate, capisco. Benvenuto al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronto a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Scelga una parola d'ordine. Afterlife. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Due risultati. Interessante. È una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Non sono qui per divertirmi. Voglio solo informazioni. Ah, sfortunatamente qui non vendiamo informazioni. Se dovesse cambiare idea, torni a trovarci. D'accordo, ho cambiato idea. Pago. La tentazione è spesso troppo forte per resistervi. Prego, si colleghi. Ecco a te. E... pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Si disconnetta pure? Sto cercando Evelyn Parker. Lavora qui? Mi dia un attimo. Al momento Evelyn non è disponibile. Devo vederla. È importante. L'algoritmo non sbaglia. Mi creda, sceglierà una doll che la delizierà. Le nostre doll possono cambiare in tempo reale colore di capelli e occhi come preferisce. Voglio solo parlare con lei, nient'altro. La prego, non deve preoccuparsi. La doll parlerà con lei di tutto quello che desidera. Oh, scusa, ha detto qualcosa di utile? Fanculo il menù, molliamo questa cameriera e portiamo un ordine speciale dritto allo chef. A posto? Qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Solo due doll aprirebbero. Grazie. Le gambe per te. Speriamo che si goda tristezza. La stessa.
Ciao, io sono Sky. E tu devi essere Vincent? Oh, si prospetta interessante. Allora, V, stai morendo? Come fai a saperlo? Nel profondo, ne hai paura. Rifuggi l'idea. E anche se fosse, a te che importa? Tra tutte le voci nella tua testa, quella che chiede aiuto è la più forte. Guardati intorno. Tutto questo è opera tua. Afterlife. Che cosa succede? Quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Rispondi alla domanda, adesso, e poi potrai tornare a quello che fai di solito. Ma ecco cosa non faccio. Vuotare il sacco con il primo che passa. Che mi dici di quel tuo bel faccino? Sarebbe un peccato se dovesse finire sotto gli standard del club. È successo qualcosa di insolito qui ultimamente? D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male. Ma non so altro. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2, credo. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. Non male. Non posso entrare! Che significa? Sono qui tutte le cazzo di... Merda! Me la sono quasi fatta...
Che cosa vuoi? Non spararmi. No. Chiudi quella bocca e calmati. Mi hai confuso con qualcun altro. Non ti ho mai visto in vita mia. Non ti ho fatto niente. Devo farti una domanda, quindi taci e ascolta. Sto cercando Evelyn Parker. Evelyn? Non ho idea di dove sia finita. Basta cazzate, smettila di mentire. So che siete amici. Dimmi dov'è. Woodman mi ha detto che è scomparsa. Woodman, chi è? Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Dove lo trovo? Nell'ufficio sul retro. Non esce quasi mai. Non so niente! Lo giuro! Sto morendo? Ho lasciato la borsa. Forse ne ha più di una. Ma c'è dentro tutta la sua roba. Deve essere uscita di fretta. Chi sei? Che cosa vuoi? Qui le domande le faccio io. Getta l'arma e inizia a parlare. E vedi di non divagare. Ti ho detto, gettala. Io non getto proprio un cazzo. Il re delle cazzate. Così non mi aiuti. E adesso? Peccato tu non possa parlare con i morti. Ah, aspetta, lo stai facendo proprio ora. Ad ogni modo, controlla la sua scrivania. Potrebbe funzionare. Che male! L'ha venduta a un bisturi? Il chip era andato. Forse l'ha mandata a riparare. Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per prostitute. Sembra il paradiso delle joy toy.
sono tenuta a restituirle le armi, anche se io non so niente, qui ci lavoro e basta. Ottimo lavoro. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Credi che ce l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? Se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Perché le chiappe sono... Credi che ce l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? Se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Niente pensieri, niente consapevolezza. Non ho tempo per assecondare tutti. Te lo concedo. Certo, perché tu avresti sganciato una bomba termonucleare su questo locale. Non ho bisogno di esagerare. Uso altri metodi. Ma una cosa è certa. I Claws non lo dimenticheranno. Avevi un piano, ci hai provato, hai fallito. In questo momento non mi sembri nelle condizioni di trovare Hellman. No, merda! Ma che cazzo è? No, no, merda! Cristo, che cazzo vuoi da me? Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Mi volevi morto. L'hai detto anche tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio vivo. Non trovo le parole per dirti esattamente quanto sei testa di cazzo. Dovevo solo pensarci un po' su e... Sì, visto che il destino mi ha dato un'altra possibilità, ne approfitto. Per vivere al massimo. Vedere l'aurora boreale, fare un safari con tori meccanici e gazzelle. Per finire quello che ho cominciato, sono tornato, voglio distruggere l'Arasaka e ho bisogno di te. È un onore, in realtà. Non sono mai stato reclutato prima dai terroristi. So un po' di cose, tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo l'Arasaka e siamo tutti contenti. Ci serve il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Mikoshi? Che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connesso alla rete, l'Arasaka può usare il Soul Killer e un IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico? Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Ancora non capisco cosa c'entri il Mikoshi col mio problema. Beh, non brilli certo per acume. 50 anni fa, esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. Mi sento un po' meglio ora, quindi smamma. Ho delle cose importanti da fare. Un'ultima cosa. Alt Cunningham. Il mio asso nella manica. Ah, vaffanculo. Ne ho abbastanza della tua voce. Non importa. Mi sentirai poi. Nel frattempo cerca di non farti uccidere, ok? Vi? Mi hai chiamato, eh?
Evelyn non è più al Clouds. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sto andando lì, per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Clouds. D'accordo, a dopo, vi. Ti ha dato un chip gratis. Vai di fretta. Vaffanculo. Sì, un modello base, ma funziona. Quindi? Non ti ha chiesto soldi, nada? Neanche a rate? Sto cercando detto, qualcosa di grezzo. Mi ha salutato con un ci vediamo. Torno un'altra volta. Ci conto. E tu? Compri qualcosa o resti lì impalato come uno sbirro sotto copertura? Sì, puoi parlare. È importante. Cosa è importante? Potrei aver trovato una soluzione al problema che condividiamo. Mi sono messo in contatto con un vecchio amico della Arasaka. È qui a Night City. Ha contatti con certe persone influenti. Un vecchio amico, contatti con persone influenti. Perché tutto questo mistero? Vieni al punto. Ti avevo detto che avrei pensato a varie opzioni. Bussato a più porte. Ho organizzato un incontro. Io, te e questo mio amico. Devi dirgli quello che hai detto a me. La verità sugli eventi del Compeki Plaza. Non credo che lo convincerai facilmente. Ma è un inizio. Va bene. Dove e quando? Japantown, dopo il tramonto. Ti mando la posizione precisa. Ci vediamo lì. Ehi, fermo lì.
Non avvicinarti. Chi stai cercando? Sto cercando un bisturi, si fa chiamare Fingers. Sai dove lo trovo? Chi vuole saperlo? E perché? Ho un problema con un impianto. Non sei di qui. Non hai trovato altri bisturi in città per sistemarti? So che Fingers è il migliore. Sì, il migliore per le Joy Girl. E tu che cazzo sei? Un escort, per gusti particolari. Sto cercando un bisturi per le mie necessità speciali. Bene, a Fingers piacerai. Lascialo passare. Oh, animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, lui che tingemmo il mondo di sanguigno. Blue Butter. Se fosse che diavolo è? Il re dell'universo, un derivato del noi pregheremmo lui della tua pace. Durante la terza... Sembra un vero paradiso. 24 ore senza dolore e senza ricordi al termine dell'effetto. Finger, beh, chiamali scemi. Se potessi farei cambio, sai? Perché deve essere tutto così convoluto? Alla fine non ti resta altro che cavi strappati e bottiglie vuote. L'avrai quando tutte le mox di questa città piomberanno su questa fogna. Se hai un problema finanziario, va a lamentarti in tribunale, merdina. Vi, ehi. Mi vedi? C'è una fila qui. Ah, non si supera. Metti il culo sulla sedia e aspetta il tuo turno. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, Vi. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. La troveremo, ne sono sicuro. Hai parlato con Fingers? Magari. È più difficile che parlare con i migliori dottori della città. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Hai visto una ragazza con i capelli blu qui? Aveva un chip da doll. Credo di sapere di chi parli. Fingers l'ha operata, sì. È ancora qui? Non ne ho idea. Devi chiederlo a lui. Tenete. Questi dovrebbero bastare per dei veri impianti. Da un vero bisturi. Cerca di aprire con le tue Se hai abbastanza grana da permetterti un vero bisturi, allora cosa ci fai qui? Che te ne frega? È qui perché ha voglia. Ora ringrazia il signore e andiamocene. Vedo tutto sfocato. Il precedente proprietario della Forza, faccia aveva andiamo. Un volto più allungato del tuo. I bordi stirano i tuoi nervi ottici. Non preoccuparti, gli occhi si adatteranno. Mi sa che ha finito. Entriamo. Sì, salve. Cosa posso fare per voi? Mi serve solo un minuto. Un minuto? Tutto qui? Peccato. Potrei guardare con le tue labbra carnose per ore. Persino giorni. Ma ora sono un po' occupato. Siete Tiger Claws? Per quanto ne so, ho pagato tutto. Siamo con le Mox. Le Mox, perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? Evelyn Parker, devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze, moltissime.
ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate, coccolate, accarezzate. Sarò più che lieto di farvi fare un giro, ma... Naturalmente... Non posso certo ricordarmele tutte. Prego, poggiate i vostri deliziosi derriere. Ti consiglio di iniziare a ricordare quello che puoi, altrimenti farò in modo che tu non possa dimenticare la mia faccia. L'hanno presa due bestioni di uno studio di BD. Non so neanche i loro nomi. Voglio dettagli, cazzo! Il nome dello studio! Hanno parlato di una falena, credo. Di un virtù per la Death's Head. Hanno detto che sarebbe stata perfetta. Mi serve una boccata d'aria. Esco un attimo. L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi, non perdere la speranza. Vuoi arrenderti proprio ora? No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death's Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtù. Sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Tutti si lasciano dietro delle tracce. Si tratta solo di sapere dove cercare. Fortunatamente per me, ho al mio fianco la miglior specialista di BD della città. Un paio di occhi esperti in più. Beh, la tua specialista di BD ha un'idea migliore. Piaceri di Night City, un dominio con un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile. Fammi pensare un attimo. Credo di avere un'idea migliore. Ho visto un porno shop a Jig Jig Street. Aveva ogni genere di video. Dici che ci troviamo un Death's Head? Tentar non nuoce. Intanto vedo di trovare qualcosa sul dominio dei piaceri di Night City. Ti aspetto al furgone. Thank you.